Un saluto ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con Matteo Renzi. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno direttore e buongiorno a tutti. Ci rivediamo perché siamo a poche ore dall'uscita del suo ultimo libro. Ce lo vuole introdurre anche la Genesi? Ma molto semplice, si chiama La mossa del cavallo perché? Perché secondo me è arrivato il momento di cambiare gioco, di cambiare schema. Noi siamo reduci da una incredibile vicenda, la vicenda del Covid, più di 35.000 morti, un dolore pazzesco, un danno economico davvero rilevantissimo. Eppure, questa è la mossa del cavallo, so che dico quella che può sembrare un'assurdità. Se noi cogliamo le occasioni che derivano da questo nuovo mondo dove l'Europa cambia tutto, dove tra Stati Uniti e Cina si aprono pagine inedite, ecco, se noi cogliamo l'opportunità, l'Italia può tornare ad essere un punto di riferimento mondiale. La tesi del libro è: ce la facciamo se cambiamo gioco. Ecco, io ho trovato molto interessante che il libro sembra quasi un manifesto programmatico di Italia Viva, cioè è come se in questo libro avesse messo nero su bianco quello che è il programma elettorale del partito. Non lo so, sicuramente non si vota fino al 2023, questo vuol dire che da qui al 2023 il programma elettorale di Italia Viva e degli altri partiti presumibilmente avrà delle occasioni di cambiamento. Certo è, lei ha ragione, ci sono delle idee, però secondo me i libri dei politici servono a questo, cioè di solito i politici si fanno scrivere i libri dagli altri. Tant'è che quando vedete la foto di un politico che legge il proprio libro è perché lo sta leggendo di solito per la prima volta, nel senso che gliel'hanno scritto e vanno a verificare che cosa c'è scritto dentro. Io invece sono un po' diverso, nel bene e nel male, magari questo è un incentivo a non comprare Non il libro. leggerlo. L'ho proprio scritto io, cioè ci ho messo le cose che ci tenevo a mettere, a cominciare dalle frasi, dalle epigrafi, come quella di Machiavelli su quello che uno sente nel proprio cuore. E mettendoci quello che penso io, ci sono delle proposte, come eliminare il contante, come dare finalmente il via libera alle infrastrutture, come cambiare la giustizia, come portare in tasca ai dipendenti una parte degli utili delle grandi aziende. Cioè, oggi noi abbiamo Amazon o le grandi aziende dell'ICT che hanno fatto fior di miliardi con questo lockdown, perché non immaginare che una percentuale degli utili di una grande azienda debbano andare nel salario dei dipendenti, proprio per norma. Ecco, ci sono tutta una serie di ipotesi. Sarò felice se farà discutere. Ecco, andiamo con ordine. Ci sono dei punti che mi hanno colpito. Mi ha colpito prima di tutto alcuni punti molto personali. Lei scrive: non sopporto chi dice staranno al potere per decenni. È quasi un apprendimento delle frasi che erano state dette su lei in prima persona. Beh, io penso che ci sia tanta banalità nel dibattito politico. Quando sono arrivato al governo, beh, anche quando c'era Monti, dicevano governerà 30 anni, poi sono arrivato io, governerà 30 anni, poi Salvini, governerà 30 anni. Non è così. I cicli della politica sono molto più rapidi. Io non so se questo sia un bene o un male, ha degli aspetti sia positivi che negativi. Ma l'idea di esagerazioni che fanno spesso i suoi colleghi della carta stampata, i miei colleghi della politica, di esasperare qualsiasi fenomeno che di per sé è transitorio, come tutti noi siamo transitori, è un'esasperazione che non mi convince. Quindi io ho governato per 3 anni, quello che dovevo fare, per quello che ho fatto io, parlano i risultati. Oggi vanno di moda più i sondaggi che i risultati. Io sono uno di quelli che dice che il sondaggio ti dice quanto sei simpatico, il dato Istat ti dice quanto sei bravo. Quindi per me la cosa che chiamo sul banco dei testimoni i dati dell'Istat, non i sondaggi sulla simpatia. Però quello che mi interessa oggi è il futuro, cioè io ho chiuso i conti col passato e ragiono del domani, dell'orizzonte, non di riaprire le pagine del nostro recente passato. Ecco, in tal senso lei parla un po' in continuità e un po' in discontinuità, quando per esempio parla di Jobs Act 2. Mi ha colpito questo passaggio nel quale dice: facciamo una nuova riforma del lavoro, chiamiamola come volete, mi sembra che lei dica Pinco Pallino, anche Pinco Pallino, non la chiamate Jobs Act, se no si apre un fuoco di fila. Ma come sarà questa riforma? Cioè, lei come se la immagina un Jobs Act 2?
dico di non chiamarla Jobs Act perché sulla parola Jobs Act si sono scatenati gli istinti più feroci. Fatto sta che quella riforma del mercato del lavoro, fatta da una parte di norme ordinamentali e da una parte di decontribuzione, cioè le regole del gioco e contemporaneamente gli incentivi economici, ha portato nell'arco di un biennio a creare 1.200.000 posti di lavoro, di cui il 51% a tempo indeterminato. Quindi questo è il risultato del Jobs Act. Ha un più davanti, più 1.200.000. Se però oggi tu chiamassi Jobs Act 2 una riforma del lavoro, ti prenderebbero, diciamo, a sassate. Allora, chiamiamola in un altro modo, ma qual è la sintesi? Secondo me dobbiamo innanzitutto smettere di considerare gli imprenditori e quelli che fanno le imprese soltanto come potenziali evasori, cioè il pregiudizio anti-imprenditori c'è. Ah, lui fa l'imprenditore furbo. Chi fa l'imprenditore crea posti di lavoro, chi fa l'imprenditore dà occasioni, quindi va aiutato. Aiutare le imprese è un fatto bello, nobile, purché le imprese creino lavoro e non mettano semplicemente in tasca i soldi. Allora, su questo, le proposte che le dicevo prima, mettere i dipendenti delle aziende, uno per ogni grande azienda, nei CDA. Dare una decontribuzione a chi assume, aiutare a avere un bonus, una parte degli utili, darli ai lavoratori. Sono tutte proposte che potrebbero stare in questa riorganizzazione del lavoro. Ecco, lei giustamente ha parlato di redistribuzione degli utili verso i lavoratori, un modello Olivetti, come ha scritto nel suo libro. Però come si concilia questo modello con le aziende? Alcune lei le ha anche citate prima, faccio un esempio su tutte, Amazon, che in questo momento hanno fatto grandissimi utili ma non hanno sede in Italia. Questo è un tema che si pone nella vicenda della proposta che lei ricorda, ovviamente per la ridistribuzione degli utili, ma che si pone comunque per la web tax come un argomento fondamentale. Qui ci sono due settori su cui lavorare. Il primo è il settore europeo. Diciamo così, il coronavirus ha svegliato l'Europa. Finalmente l'Europa si è mossa, ha battuto un colpo molto importante. Bene, deve farlo anche sulla tassazione dei giganti del web. Perché ci serve l'Europa? Perché farlo con l'Europa ci rende più forti, cioè le unità di scala. Il fatto che sia un paese soltanto di 60 milioni di abitanti è diverso che a fare questa tassa, è diverso che se non se, nel caso in cui invece sia un continente di 500 milioni di persone. Quindi primo tema Europa, secondo tema anche l'Italia, che pure ha già messo in legge di bilancio alcuni provvedimenti su questo. Oggi capire la configurazione giuridica delle aziende passa essenzialmente da un cambio normativo, perché è evidente che ci sono accordi in sede europea, in sede internazionale, per il fatto della libertà dei mezzi, delle merci, delle grandi aziende, ma in questo caso è molto semplice. Se Amazon fa utili in Italia, e Dio mio se fa utili in Italia, l'abbiamo visto non soltanto durante il lockdown, è giusto che paghi più tasse in Italia, è giusto che abbia la possibilità di restituire al territorio nel quale prende i soldi. Quindi questo è un dato di fatto. Poi c'è un altro tema ancora che metto nel libro, che è la sede legale di alcune grandi aziende. Lei sa che c'è stata una polemica in queste settimane, anche da parte di politici italiani, no? Contro l'Olanda, contro, che posso dirle, Dublino, contro Lussemburgo, perché questi paesi hanno delle tassazioni, sistemi di fiscalità vantaggiosa, anche di regole, non soltanto di fiscalità. Io ho fatto una proposta nel libro dicendo: prendiamo il coraggio a due mani e facciamo una cosa molto semplice. Siccome noi abbiamo tutto il Mezzogiorno che è in difficoltà, ma soprattutto Sicilia e Sardegna, che hanno delle zone specifiche evidenti per ragioni di insularità, facciamo che chi investe, chi mette la sede legale a Palermo, a Cagliari, o comunque in Sicilia, nella Etna Valley o in Costa Smeralda, ha diritto a un trattamento fiscale paragonabile a quello di Dublino, di Lussemburgo o di Amsterdam. Se noi facessimo questo, cosa che non possiamo fare per tutto il territorio nazionale, ma possiamo fare per le zone insulari, è chiaro che apriamo uno scontro o comunque un confronto con l'Europa, ma sarebbe molto bello, perché a quel punto tu vai a dire alle grandi aziende multinazionali che mettono la sede a Dublino: ehi, forse ti conviene metterla a Palermo, però questo vuol dire anche che a Palermo bisogna darsi una mossa. Portare infrastrutture.
infrastrutture, efficientamento della pubblica amministrazione, investimento sull'accoglienza, avere un turismo che duri non soltanto 6 mesi, ma avere 9 mesi, anche perché, per esempio, Sicilia e Sardegna se lo possono permettere per le condizioni climatiche. Quindi è anche qui una mossa del cavallo: anziché stare a lamentarsi dell'Irlanda, fai una cosa, fai concorrenza all'Irlanda e farla in Sicilia e Sardegna. Ecco, però giustamente quando abbiamo parlato di queste isole dobbiamo parlare anche di infrastrutture. Nel libro a un certo punto fa addirittura un passaggio sul ponte sullo stretto. Giustamente dice non è l'unica misura perché bisogna inserirla all'interno di un piano più complesso, però quindi lei rilancia un'idea di un piano infrastrutturale. Assolutamente sì, anche perché noi siamo quelli che hanno messo dei soldi, tanti soldi sul piano infrastrutturale in Sicilia e purtroppo i siciliani ne hanno visti pochi, pochi, pochi. Ne hanno visti pochi, pochi, pochi perché la pubblica amministrazione, perché la politica, perché i ritardi, perché le burocrazie. E a fronte di questo dobbiamo sicuramente dare una svegliata a quei progetti, sbloccare quelle opere. Per questo torniamo al vecchio piano shock che abbiamo presentato anche da voi e che abbiamo presentato a novembre, in questo caso come Italia Viva. Poi c'è un elemento in più: nessuno ha il coraggio di dire la verità, direttore. Fare il ponte sullo stretto costa agli italiani meno di non farlo. Non lo dice nessuno. Tutti hanno paura a dire l'amara o semplice verità, e cioè che quel ponte, che peraltro sarebbe un segnale di rilancio, lei pensi soltanto all'effetto che avrà, che già sta avendo il ponte di Genova. Per dire ripartiamo, bene, immagini cosa potrebbe essere un ponte tra Calabria e Sicilia a livello mondiale, quanta eco avrebbe, ma indipendentemente da questo, che è un tema, diciamo, di strategia e di visione, io sto a fare i conti della serva insieme a lei. Siccome è già stata fatta una gara, siccome ci sono dei ricorsi, non fare il ponte costa di più che fare il ponte. E quindi io mi domando, ma vi sembra normale che un paese che si indebita, che potrebbe fare il ponte prendendo le risorse europee, che è pronto a dare una svolta a tutto il tema infrastrutturale e direi anche di fiducia al Mezzogiorno, debba dire di no, perché tra l'altro sarebbe il modo per completare l'alta velocità, perché l'alta velocità oggi arriva da Torino a Reggio Calabria, ma si ferma e non fa il passaggio finale nelle città siciliane. Insomma, sono tutti temi da affrontare. Poi è chiaro, finché le ferrovie della Sicilia sono in quelle condizioni, sembra esagerato parlare del ponte, ma in realtà la verità è che o le fai tutte e due le cose insieme, le grandi infrastrutture e le piccole, o non fai nulla. Però qui un po' si scontra con un tema che lei solleva anche nel libro quando dice noi abbiamo fatto il piano periferie 2016 e nel 2020 è stato iniziato il processo di demolizione della Villa di Scampia. Sono passati 4 anni. 4 anni per un cittadino sembrano un tempo incredibile, anche perché è iniziato l'abbattimento, quindi non la riqualificazione dell'area. A volte penso che i cittadini si preoccupino anche di questi tempi, quando parliamo per esempio di un'opera come il ponte, cioè inizia oggi, finisce ai nostri nipoti. Considerando i tempi di alcuni progetti, i nostri nipoti sarebbe già un fatto positivo, però battute a parte, in realtà è così e non è così. Lei cita giustamente quell'episodio delle vele di Scampia, io ci tengo moltissimo perché era uno degli impegni che io avevo, ma se lei pensa a Napoli, pensi a Bagnoli, oppure pensi a tanti progetti su cui, o le ecoballe, quanti soldi noi abbiamo messo in Campania per sbloccare le opere, ancora alcune di queste sono in alto mare. Quindi sicuramente c'è questa tendenza a rallentare cui lei fa cenno. Contemporaneamente però le dico anche ci sono degli esempi uguali o opposti, mi spiego. Il ponte di Genova, stracitato, in un anno viene su. Io dico sempre scherzando, ma non troppo, che molti parlano di revoca, ma si è fatto prima a fare il ponte che non a fare la procedura amministrativa della revoca. Pompei 2014 è un grande esempio di progetto che funziona. Io ringrazio sempre il mio governo, il ministro Franceschini, ma anche il ministro Brai, perché il lavoro che è stato fatto a Pompei ha dimostrato che si possono fare le cose. Lei ricorderà che 10 anni fa Pompei faceva notizia per i crolli, oggi fa notizia o meglio, fino al 2019 faceva notizia per i visitatori, vedremo questo difficile evento. Idem l'Expo a Milano. Cioè, ci sono delle opere pubbliche che si possono fare a condizione di
mettere in quarantena la burocrazia. Siamo stati tutti chiusi in casa per 2 mesi. Ora, se per i prossimi 2 mesi chiudiamo in casa qualche burocrate, va bene lo stesso, o perlomeno per evitare che ci siano polemiche. Chiudiamo in casa, mettiamo in lockdown qualche procedura burocratica, il burocrate lo facciamo uscire. Ecco, in tal senso lei giustamente nel libro elenca vari punti. Questo della nomina di commissaria ad hoc è uno dei punti che lei tocca per cercare di velocizzare e di far ripartire il paese. Gli altri punti sono punti altrettanto interessanti, però mi ha colpito una cosa nel complesso, che lei parla di sindaco d'Italia, quindi di presidenzialismo in un certo senso. La logica dei provvedimenti emergenziali, cioè di cercare di lavorare con dei commissari, appunto come avevo detto, che ricordano un po' tanto la prima Forza Italia. Io direi che ricordano tanto il mio governo, nel senso che il mio governo è stato il governo che è stato molto criticato, ma è passato da meno 2% di PIL a più 2% di PIL. Ed è stata l'ultima fase, l'ultima stagione, anzi l'unica in questi 20 anni in cui c'è stato un triennio di segni più con quel livello di segno più. Allora, se su alcune cose anche Berlusconi, che oggi vedo si sta molto avvicinando a Zingaretti, è d'accordo, evviva! Non è che noi dobbiamo mettere i paletti o i puntini sulle i dicendo è roba nostra! No, non è così. Dobbiamo essere in grado di lavorare, di valorizzare anche il contributo degli altri, però non è il governo di Forza Italia quello che ha fatto queste cose, è il nostro governo che peraltro, così a titolo di curiosità ce lo diciamo, è l'unico governo a cui Forza Italia non ha votato la fiducia, perché Berlusconi ha votato la fiducia a Monti, ha votato la fiducia non sempre a Letta, ha votato la fiducia una volta anche a Gentiloni, ma non ha mai votato la fiducia al mio governo, quindi tutta questa storia della nostra equiparazione con Forza Italia lascia un po' il tempo che trovano. A quelli che invece dicono sei come Salvini, dico beh, noi siamo quelli che Salvini l'hanno mandato a casa. Se davamo retta, se davamo ascolto a qualche stratega del PD, ma non solo del PD, che riteneva possibile andare alle elezioni e battere Salvini, beh, oggi avremmo avuto Salvini a Palazzo Chigi, magari con una strategia più simile a quella di Bolsonaro che non a quella della Merkel. Però lei nella fase post-Covid auspica una fase, diciamo, quasi di nuova costituente, quindi molto più allargata. Dal punto di vista delle regole, sì. Cioè, a me piacerebbe, guardi, io sono in un piccolo partito oggi perché Italia Viva nei sondaggi non ha dei risultati eccezionali. Questa cosa la preoccupa? Assolutamente no. Intanto perché chi fa politica non deve pensare ai sondaggi. Io ho detto di aprire le scuole quando erano tutti contrari. 94%. Quando io ho detto a marzo bisogna pensare ad aprire le scuole, ho preso gli insulti di tutti. 94%. Poi un mese e mezzo dopo vediamo i dati e vediamo che il 64% degli italiani dice era meglio se avessimo pensato ad aprire le scuole. I sondaggi sono delle bandiere al vento e chi basa la propria leadership solo sui sondaggi è uno che sta basando la leadership sulle sabbie mobili, quindi non mi preoccupa questo. Dico però che, essendo in un partito che non ha grandi risultati nei sondaggi, oggi dovrei essere a favore del proporzionale, no? Perché se prendi il proporzionale hai un potere di interdizione decisamente importante. Invece io le dico, io non sono per il proporzionale, io sono per l'elezione diretta del sindaco d'Italia, io sono per il maggioritario per sapere la sera chi ha vinto. Lo dicevo ai tempi del referendum, lo dico anche adesso. Finché noi non diventiamo un paese in cui la sera stessa sappiamo chi vince, come succede per i sindaci, non avremo mai la possibilità di avere davvero una democrazia decidente. E io voglio che i cittadini decidano, non che i cittadini si affidino ai sondaggi. Ecco, questa cosa anche della quale lei parlava mi ha colpito molto nel libro perché sembra quasi sollevare un tema che è mo quello molto dibattuto, cioè ovvero del legame tra responsabilità ed elezione. Molto spesso in Italia un governo cade e non è mai la responsabilità del rappresentante, del Presidente del Consiglio, perché si tende a dire l'ha fatto cadere Tizio piuttosto che Caio, quindi dopo 2 o 3 anni il Presidente si ricandida, quasi come se fosse completamente cancellato il suo passato, e non si arriva mai invece a
5 anni di governo, si ritorna al voto, ti ricandidi, hai fatto bene, hai fatto male, le persone decidono, come giustamente è in quasi tutte le democrazie. È esattamente come dice lei. L'obiettivo di arrivare a questa democrazia dell'alternanza, democrazia decidente, stava dentro il referendum, è andata come è andata. Oggi noi dobbiamo porcelo come tema. Anche perché, se no, davvero vince la sondaggiocrazia, che marca la dittatura dell'istante. Io oggi la penso così, e quindi per andare a incrociare il pensiero di chi la pensa così, non riesco ad avere uno sguardo lungo, una visione, un orizzonte. Questo è un disastro, perché un leader deve avere una visione. Quando io le dico investiamo in medicina personalizzata, in robotica, in intelligenza artificiale, in innovazione tecnologica, in laboratori, non solo in musei, sto offrendo una visione dell'Italia del domani. Magari chi ci ascolta non la condivide, ma ho una visione per il domani. Se però io mi metto a fare i sondaggi oggi sulla robotica o l'intelligenza artificiale, non gliene frega niente a nessuno. E allora, qual è la vera grande responsabilità di un politico? Avere la possibilità di essere in condizione per 5 anni di fare davvero ciò che ritiene giusto per il paese. Finché non fai una riforma che va in questa direzione, non lo farà nessuno, non lo fa Conte, non lo fa Salvini, non lo fa Di Maio, non lo fa Zingaretti, non lo fa nessuno, come non l'abbiamo fatto neanche noi purtroppo. Una serie di domande rapide e cattive. Lei ha, nel libro scrive, parlare 2 volte alla settimana, critica chi parla 2 volte alla settimana in una fase emergenziale. Si riferiva al Presidente del Consiglio? Diciamo che il Presidente del Consiglio è stato bravo a rassicurare gli italiani e penso che una personalità non divisiva come Conte abbia aiutato a tenere calma la situazione. Poi se lei mi domanda se sono un entusiasta della comunicazione istituzionale fatta in quel modo, come sa, ho detto pubblicamente e privatamente che quel modello non mi è piaciuto, non mi ha convinto. Detto questo, oggi la sfida per Conte e per tutti noi quella di far ripartire l'economia, perché le dirette Facebook sono il passato, i dati Istat sono il futuro. Ecco, anche questo mi ha colpito, il consenso via Facebook. Lei è stato uno dei politici che per prima ha utilizzato Facebook e poi quasi come se se ne fosse allontanato, come logica di utilizzo. No, io penso che i social siano stati importantissimi anche nel cambiare la politica. Lei è un esperto di queste cose, lei sa che tipo di impatto ha avuto la campagna social negli anni 2000, nelle primarie americane con Howard Dean, ma soprattutto nel 2008 per Barack Obama e viceversa, nemesi e contrappasso nel 2016 per Donald Trump. Ma il referendum inglese sul no alla Brexit, o meglio sul sì alla Brexit, sull'uscita dall'Europa, è stato giocato in larga misura sulla capacità di leggere gli analytics e i big data, cioè di scrutare, cogliere tutti gli elementi utili dalla piattaforma Facebook e non soltanto Facebook. Quindi io non sono contro, dico soltanto che in alcuni casi i social sono diventati uno strumento di gran cassa per le fake news. A me hanno detto delle cose assurde anche in questa lockdown. È diventato virale un video in cui si dice che i miei figli giocano a pallavolo di nascosto contro le regole, mandando la scorta a prenderli in macchina. Poi si vede il video e quel video ritrae 5 persone, cioè i miei figli, mia moglie e io, che stiamo giocando a pallavolo in modo del tutto legittimo nel giardino di casa. Tra l'altro, oppure sbagliato un punto della vittoria, abbiamo perso il terzo set, quindi diciamo erano genitori contro figli. Però il concetto è che è diventata virale una notizia falsa. Di queste notizie false ce ne sono tantissime, ci sono tantissime e penso che si debba intervenire con intelligenza. Lei parla di grandi riforme, cambiamento delle regioni, quindi un lavoro che spesso richiede anche anni, cambiare la Costituzione d'Italia non è mai una cosa semplice, lei ci ha provato, ci è passato e sa cosa succede. Come si concilia con anche con alcune richieste più immanenti, come per esempio la revisione di alcuni ministri che magari non le sono, il cui operato non è stato condiviso da Italia Viva? Io non chiedo rimpasti, non mi interessa né dei ministri né di sottosegretari, è un problema di Conte. Quanto alla revisione del titolo quinto, quello sì,
che mi interessa. Noi avevamo detto a suo tempo: cambiamo il titolo quinto, perché se non cambiamo il titolo quinto sarà un macello. E infatti, alla prima occasione è arrivata la pandemia e il fatto di non avere una clausola di salvaguardia, cioè di non aver cambiato il titolo quinto, ha prodotto un danno maggiore. Se ci fosse stata quella clausola di salvaguardia, sarebbe stato molto più semplice gestire l'emergenza. Tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che quella riforma, quella costituzionale, era molto giusta, molto seria. Per il futuro vedremo se la maggioranza e anche le opposizioni avranno voglia di rimetterci le mani. Quello che è certo è che a me di discutere di ministri e sottosegretari anche no, grazie. Altro tema importante è digitalizzazione, del quale lei parla. Siamo un paese che però, se procediamo a questi ritmi, ci metteremo 30 anni a cablare tutta l'Italia. Siamo il paese in cui non si possono convocare i docenti di terza fascia perché non li abbiamo digitalizzati. Siamo il paese in cui, nel momento in cui bisogna dare la cassa integrazione, bisogna materialmente iscrivere i cittadini che magari sono iscritti già all'Agenzia delle Entrate. Siamo il paese in cui, nel giorno in cui c'è il click day dell'INPS, succede quello che abbiamo tutti visto. Come si conciliano questi due paesi? Bisogna investire sulla digitalizzazione, non è roba da fighetti. Quando ne parlavamo noi, lei ricorderà, perché pur voi dal mondo giornalistico, noi dal mondo politico, condividevamo allora quella battaglia, ci trattavano un po' da fighetti, giovincelli che volevano parlare di cose non interessanti. Ora ci stiamo rendendo conto che dalla didattica a distanza, allo smart working, ai servizi digitali, tutto passa attraverso un miglioramento delle nostre reti di comunicazione anche virtuali. E perché questo accada c'è bisogno di un grande investimento. Noi abbiamo iniziato quando ero al governo con il progetto che si chiama Open Fiber. Spero che si possa arrivare a un punto di caduta tra i vari operatori che se ne stanno occupando per migliorare ulteriormente la rete del servizio. C'è tutto il tema dei pagamenti digitali. Io dico paghiamo con il telefonino, è la cosa migliore. L'esempio che lei fa nel libro è quello della Cina, dove tutti, o anche il Kenya, dove tutti praticamente pagano col telefonino. Alipay, cioè lei c'ha il telefonino, poi è chiaro, siccome ci sono tanti soldi in contante fermi, bisogna trovare un modo per tirarli fuori, cioè se lei c'ha 100.000 euro, 10.000 euro, 5.000 euro, 200.000 euro sotto il materasso, perché magari c'è uno zio, un nonno, un cugino che gliel'ha lasciati, in qualche modo io devo fargli spendere se voglio far sì che sia credibile il trasferimento di risorse sul telefonino. Detto questo, ci sono mille tematiche su cui l'ICT, l'Information Communication Technology, è fondamentale. Lei pensa soltanto a tutto il tema delle smart cities, i semafori intelligenti, la gestione del risparmio energetico, i contatori digitali, cioè c'è tutto uno spazio pazzesco. Penso che sia chiaro adesso che non era solo una questione da fighetti, che l'innovazione tecnologica non era una questione per il direttore di Fanpage o l'ex presidente del Consiglio, ma per quelli che capiscono che c'è un futuro in arrivo e che va anticipato anziché rincorrerlo. Se non lo anticipi, rincorri. Ecco, in tal senso è una cosa che hanno detto anche Macron e Merkel. Investiamo sull'innovazione, investiamo sui brevetti europei, investiamo sul Green New Deal. Ma l'Italia in questa Europa che rischia di diventare un treno che corre rapido, rapidissimo, come compete, se non mette mano sia alla sua burocrazia, ma sia anche alla cultura d'impresa? Sono due argomenti fondamentali, però per questo dico che siamo alla mossa del cavallo, cioè ora è il momento di cambiare gioco, ora è il momento di cambiare schema, ora è il momento di fare le cose che per anni non si sono fatte. Dunque, l'Europa diventerà, speriamo, protagonista, l'Europa laboratorio, non l'Europa museo, l'Europa centro di ricerca, non l'Europa soltanto passato, che va benissimo anche l'Europa passato, però noi vogliamo i centri di ricerca, non soltanto i musei. E dall'altro lato, ovviamente, l'Italia deve darsi una mossa, anche perché l'Europa ha fatto un sacco di cose, ha messo un sacco di soldi. L'Europa il suo l'ha fatto, tocca all'Italia. Grazie Grazie mille, senatore, per essere stato qui con noi oggi. Buona a voi, buona giornata. giornata.